Arturo Martini, San Sebastiano, 1929. Questa piccola statua in bronzo riprende un soggetto molto caro all'artista, che infatti raffigurerà questa scena classica più volte e in vari materiali. Del resto, proprio la serialità è una caratteristica del lavoro di Martini. Riproporre più volte lo stesso soggetto come se fosse un racconto da seguire. La posizione del corpo in questo caso cambia da opera a opera. Il santo, che fu un militare romano, martire per aver sostenuto la fede cristiana, è stato dipinto dai maggiori artisti del Rinascimento. Permette infatti di mostrare nello stesso momento corpo e mente, i muscoli e la sofferenza del martirio. Martini qui usa forme semplificate ma chiare. Il corpo non è ancora stato trafitto dalle frecce, ma lo sguardo verso il basso e la gamba piegata in avanti fanno capire quanto sia pronto ad accettare con forza e fede il martirio. Giorgio Morandi, Fiori in vasetto bianco, 1928. Giorgio Morandi non è stato solo pittore, ma anche raffinato incisore. La sua produzione grafica, infatti, procede parallelamente a quella pittorica. Qui, come in altre incisioni presenti nella sala, dedica la sua attenzione alla rappresentazione di un vaso di fiori. Fiori sicuramente coloratissimi e ricchi di petali che noi vediamo ovviamente in bianco e nero, ma con un disegno molto ben definito. L'acquaforte è una tecnica molto antica e consiste nella corrosione di una lastra di metallo, generalmente zinco, con l'acido nitrico. La lastra viene ricoperta con cera, affumicata per renderla scura e viene poi disegnata con punte di differenti forme che, andando a levare lo strato di cera, permetteranno poi all'acido di corrodere solo la parte di disegno rimasta scoperta. Una volta ripulita perfettamente, questa lastra verrà inchiostrata e stampata, grazie al torchio, su carta inumidita. Quest'opera di Morandi è numerata, in pratica viene dichiarata la tiratura massima di questa stampa. In questo caso l'artista realizzerà non più di 30 copie. Amedeo Modigliani, Madame Hastings in poltrona, 1915. Beatrice Hastings, scrittrice e giornalista inglese che divenne famosa nei circoli bohemian parigini, conobbe Modigliani proprio in Francia nel 1914. I due iniziarono una relazione burrascosa che ci lascia in eredità una serie di ritratti fatti dall'artista alla sua amata. Questo è un bozzetto a matita su carta. Un disegno appena accennato che mostra però già tutte le caratteristiche dello stile che ha reso Modigliani, artista livornese, famoso nel mondo. Le forme sono stilizzate ma eleganti, la posa di Beatrice è rilassata, la poltrona deve essere proprio comoda se lei quasi sembra addormentarsi, con la testa appoggiata alla mano. Le proporzioni del corpo sono la caratteristica che più salta agli occhi. Quel collo lungo, quasi infinito, è il collo classico che l'artista utilizza in tutte le sue figure. Gli occhi sono solo un contorno, senza iride, senza pupilla. Se fosse un dipinto, probabilmente sarebbero due forme scure o azzurrissime, sguardi vuoti verso l'infinito.